Superbike è ormai entrata nella storia, negli annali. Questa, se non sbaglio, è la mia 10ª partecipazione, sempre percorso lungo, 123 km, 3500 metri di dislivello. Una giornata spettacolare oggi, ideale per andare in bici. Ci siamo divertiti, è stato bellissimo. 5 ore e 28, vuol dire quasi 23 di media. E abbiamo mangiato un po', le gestioni dell'energia erano ottime. Più che una gara, sembra essere un pranzo di Natale. Si stimano circa 5000 calorie. Ho deciso di mangiare un gel a ogni mezza salita, ne ho fatti fuori 5, e una barretta a ogni mezza discesa, ne ho fatti fuori altre 5. Più due borracce con Energy Unit Drink. E devo dire che sono arrivato alla fine molto contento, senza crampi, senza fame, un po' di sete, ma niente di eclatante. Ho reintegrato subito con un buon regen. Le sensazioni sono buone, nonostante i pochi chilometri quest'anno, decisamente bene, lo stesso tempo dell'anno scorso, ma ho cambiato categoria, quindi vediamo cosa dirà la classifica, che dovrebbe uscire tra un po'. Intanto abbiamo già lavato le bici con un servizio ottimo qui a Villa Bassa. Bene, siamo contenti. Aspettiamo le classifiche. E sono arrivati i risultati ufficiali. Vittoria di Héctor Páez León. Il sottoscritto 46esimo assoluto, ma solo 4 atleti amatori davanti a me, quindi quinto master. E finalmente si corona un piccolo sogno che ho da 10 anni, da quando ho iniziato a fare questa gara, e cioè quello di vincere la categoria. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Vittoria di categoria Master 2, Flamme Rouge for Endurance, Endurance. Diciamo che la trasferta è stata molto proficua e adesso ci godiamo un paio di Weizen e recuperiamo un po' l'energia.